Procuratore, un fenomeno allarmante coinvolge giovanissimi e anche minorenni in una doppia veste, spacciatori e consumatori. Sì, come abbiamo già detto altre volte, è un fenomeno assolutamente allarmante per quello che riguarda il circondario di Patti. Dicevamo spacciatori giovanissimi, infraventunenni quasi tutti, che rivolgono le loro attenzioni a soggetti praticamente coetanei, quindi o a soggetti ancora più piccoli. Quindi veramente una situazione allarmante, come ha già detto il GIP nella sua ordinanza. Il GIP ha detto anche che avevano un'organizzazione, un'impronta imprenditoriale. Certo, giovanissimi ma con un'impronta imprenditoriale, con attenzione all'investimento dei capitali, con attenzione a come reperire i capitali. Ho già detto che addirittura alcuni di questi soggetti progettavano furti da attuare all'interno delle chiese per impadronirsi di monili, oggetti preziosi da poi rivendere sul mercato e poi reperire il capitale da investire nelle sostanze stupefacenti. La volontà anche di introdurre un nuovo tipo di droga qui. Sì, è una delle particolarità di questa indagine. Questi soggetti progettavano di introdurre questa nuova droga derivata della canapa, lo chiamavano skunk, si chiama skunk, che avrebbe assicurato loro sicuramente introiti maggiori sia a causa della sua elevata potenzialità stupefacente sia anche a causa dell'effetto novità, come purtroppo succede in questi casi per questi giovani assuntori. Erano anche, sì, vai. Da non sottovalutare il ruolo anche dei genitori, perché l'indagine avete avuto modo di vedere come i genitori avallavano i comportamenti dei figli. Sì, questo un po' colpisce e dispiace. È successo in alcune occasioni che in occasione di alcuni controlli di questi ragazzi, subito dopo questi ragazzi avvertissero i loro genitori chiedendo di far sparire la roba che magari nascondevano nel cassetto della stanza da letto, e purtroppo si è registrato che questi genitori accondiscendevano per, come dire, affetto paterno trattino materno, quindi insomma comportamenti che sicuramente vanno un attimo stigmatizzati. Ecco, voi fate anche un appello agli adulti a segnalare agli inquirenti degli episodi strani. Assolutamente sì, come abbiamo già detto, si sono stati registrati fenomeni di spaccio nei confronti di soggetti minorenni e purtroppo nelle vicinanze di scuole addirittura elementari di Patti. Quindi è chiaro, il messaggio che noi facciamo sempre è quello di denunciare o comunque segnalare alle forze dell'ordine comportamenti anche strani, anomali. Poi sarà compito delle forze dell'ordine avviare le indagini per cercare di arrivare a risultati di questo tipo. Però, ripeto, è fondamentale la collaborazione dei genitori, che sono poi i primi che possono accorgersi di qualcosa che non va, ancora prima delle forze dell'ordine, ovviamente.